Ci troviamo davanti a questo capitello cimbro, perché è da qui che inizia il nostro sentiero. Faremo il sentiero delle mole. Ci troviamo a Recoaro, in particolare verso Campogrosso, a 400-500 metri dal rifugio La Guardia. Ci troviamo sul sentiero delle mole, sentiero conosciuto anche in epoca antica dai contrabbandieri. Passavano dal Regno d'Italia al Regno nostro Ungarico per trasportare viveri. Il sentiero delle mole è famoso, parte dal rifugio La Guardia e va su all'altro piano di Campogrosso tramite il passo delle Buse Scure. Poi ci troveremo ad imboccare un pezzo del sentiero della Grande Guerra che c'è su a Campogrosso. Siamo a circa 1100 metri di altitudine. Sentiero che comincia leggero in mezzo al bosco, inizia da una curva, fate attenzione, trovate un capitello cimbro, ma lo vedete nell'immagine, ed era conosciuto soprattutto perché in questa zona appunto costruivano le mole che poi venivano usate in tutta la Valle dell'Agno. Ci troviamo alla cabina di monitoraggio per la grande frana che c'è qui sul monte Rotolone, da dove inizia il torrente Agno che scorre lungo questa vallata. È monitorata perché è una grande frana e pericolosa per tutto l'abitato qui della zona. Adesso da qui continueremo col sentiero 144 per gli scalini sul bosco. Come vedete, questa è la famosa mola. Ovviamente questa è stata lasciata qua perché, come vedete, non è venuta come doveva. Le mole erano le macine che venivano usate per i mulini delle valli e anche per affilare i coltelli. Venivano scavate nella roccia, in parte, e poi venivano usati dei cumi e l'acqua per staccarle. Le portavano giù in valle con delle slitte di legno nel bosco. Il sentiero per arrivare all'antica cava è abbastanza difficile perché è molto esposto. Non ve lo consiglio di fare con i bambini. Continuate per l'altro sentiero, sempre per il 144, Buse Scure, Campogrosso. Bene, siamo ritornati al video iniziale. Il sentiero per andare a vedere la vecchia miniera consiglio solo per persone adulte ed esperte di montagna con le scarpe adeguate, perché è molto esposto e il sentiero è molto stretto. Punti difficili. Quindi, per chi ha bambini o non è esperto, consiglio di continuare per il 144 verso il passo delle Buse Scure verso Campogrosso e di saltare la miniera. Come potete vedere, ci troviamo anche nel sentiero di Sanice con questa bella spiaggia che è venuta a restare del mare.
spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso ci troviamo ad affrontare gli ultimi tratti di sentiero, che sono tratti per la strada e tratti invece in mezzo al bosco. Alcuni momenti bisogna anche saltare il guardrail. E arrivando al rifugio La Guardia troviamo anche delle giostre per i bambini e poi affrontiamo l'ultimo tratto lungo la strada asfaltata per arrivare di nuovo al punto di partenza, quindi completando il giro ad anello. Come vedete, appunto, abbiamo due punti di ristoro, uno rifugio Campo Grosso e uno è rifugio La Guardia, a vostra scelta, insomma, se volete fermarvi. Considerate che il rifugio Campo Grosso, essendo che è abbastanza centrale rispetto a sentieri anche importanti che vengono dal Trentino, è meglio prenotato, in particolare durante i weekend e durante i fine settimana.